Pochi sanno che è originario di Taormina e quasi tutti lo considerano un agrigentino d'adozione, con un talento dimostrato sin dall'età di 6 anni. Parliamo di Francesco Buzzurro, chitarrista di fama internazionale che vanta studi e master di prestigio. Si è diplomato al Conservatorio Bellini di Palermo a 21 anni. Ha frequentato un master di perfezionamento all'International Art Academy di Roma. Si è laureato in lingue straniere. Musicista raffinato, eclettico, duttile, dotato di profonda sensibilità, capace di rimescolare nella sua musica sapori, profumi, sonorità e invenzioni fantasiose che riescono a calamitare l'attenzione di chi lo ascolta e a conferire alla sua musica un calore e una spontaneità molto rari. Proviamo con te a fare un percorso a ritroso, partendo proprio dagli esordi per poi arrivare ai successi di oggi. Com'è nata la passione per la musica in Francesco Buzzurro? È nata molto presto, è nata quando avevo 6 anni, perché mio papà è un appassionato di musica, anche lui strimpella la chitarra, si accompagna, quindi diciamo che era uno strumento che a casa mia girava. E mi ricordo che mio padre mi regalò a 6 anni una piccola chitarra e da allora non me ne sono più separato. Alla profonda passione per la musica hai saputo affiancare anche un importante lavoro di ricerca e questo ti ha portato anche a sottolineare, a far emergere quella che poi è la tua dote più preziosa, cioè quella di saper improvvisare mentre realizzi un brano musicale. E ti ritrovi in questa affermazione? Sì, io credo che improvvisare sia veramente esprimere se stessi in una forma creativa molto alta. E presuppone che chi improvvisa sia assolutamente dentro il brano musicale, cioè che lo conosca veramente bene dal punto di vista armonico e melodico, per cui può liberare poi l'estro. Chiaramente l'improvvisazione è frutto da un lato sicuramente dello studio, dall'altro di un talento innato, di un istinto che ci si porta dietro, credo, dalla nascita, perché non credo che si possa totalmente insegnare a qualcuno come si improvvisa. Si possono fornire i mezzi, semmai, e il musicista poi li utilizza proprio per mettere a fuoco la sua idea precisa di quell'arrangiamento. Non a caso i critici più autorevoli hanno sempre detto di te che riesci a piegare lo strumento, quindi la chitarra che suoni in quel momento, alle tue esigenze espressive. Ti ritrovi in questa affermazione? Mi ritrovo senz'altro. Io lo dico nel libretto del mio ultimo disco, dico di essere un onnivoro divoratore di musica. L'esploratore, senso, esatto, lo ricordiamo, esatto. Il titolo. Io ho sempre pensato alla musica in una maniera molto ampia, a 360 gradi. Pur avendo avuto una formazione accademica classica, mi sono sempre confrontato con il jazz, con la musica latinoamericana, brasiliana nella fattispecie, e ho sempre tentato di trasferire sullo strumento solista quelli che erano i brani che mi erano più cari e che potevano anche andare, anzi spesso esulavano dalla musica classica, ma erano proprio musica di qualsiasi genere, dal pop appunto al jazz, il tutto trasferito sullo strumento solista con una tecnica, come dicevo, di derivazione accademica. Parlando del tuo ultimo lavoro, L'Esploratore, un titolo non casuale, visto che si tratta di un viaggio attraverso i suoni, le musiche di mondi diversi, di popoli diversi. C'è sempre in te questa voglia di scoprire nuovi mezzi espressivi, sempre nell'ambito musicale? Sicuramente sì. Il progetto dell'Esploratore lo porto dentro da tantissimi anni, nel senso che avendo partecipato a svariati festival internazionali del folklore, perché sappiamo che Agrigento in questo è veramente ricca di attività, di gruppi che appunto hanno a che vedere con la musica popolare e con la musica folk, io da sempre ho avuto curiosità
per ogni tipo di forma musicale, perché sono convinto che oggi la musica contemporanea sia fortemente debitrice alla musica popolare, dalla quale attinge forme, attinge ritmi, idee. E quindi il fatto di reinterpretare, riarrangiare in chiave solistica dei brani considerabili etnici era un progetto che volevo assolutamente sviluppare, e l'ho fatto con l'esploratore. Spulciando da internet le varie notizie che ti riguardano, che sono veramente tante, mi ha colpito quanto ha dichiarato su di te Gege Telesforo. Lui dice: in Francesco c'è tutto, tecnica, tocco, sound, grande senso ritmico. Sì, con Gege ci siamo ritrovati più volte. Ricordo per esempio di averlo visto di recente quando mi hanno contattato per consegnarmi il Groove Master Award nel 2009, che è un prestigioso riconoscimento musicale nazionale che viene dato ad artisti, diciamo tra virgolette, emergenti. Non so se a 40 anni posso definirmi un artista emergente con tutto quello che ho fatto alle spalle. Ciò non di meno. Un riconoscimento va sempre preso con attenzione, poiché vuol dire che viene riconosciuta la tua capacità, la tua maestria. Gege dice una cosa corretta, nel senso che non ci sono al momento dei chitarristi che, provenendo dalla musica classica, abbiano arrangiato per strumento solista appunto melodie che derivano dal jazz, dalla musica brasiliana, eccetera, o se viene fatto sporadicamente. Io ne ho fatto la mia cifra stilistica da sempre, prova ne sia che alterno in genere un disco in quartetto ad un disco da solista, cioè mi piacciono entrambe le dimensioni. Quella nella quale posso esplorare la chitarra da un punto di vista solistico, quindi consideriamola una sfida, perché ricreare le ambientazioni di una band arrangiando un brano appunto in solitudine non è una cosa molto semplice. Invece dall'altro lato, con il quartetto o trio, riesco a promuovere la musica originale, quindi scrivo delle cose mie che hanno un chiaro sapore mediterraneo. Qualcuno ha definito la mia musica, qualche critico l'ha definita etno jazz. Questo è sicuramente frutto di talento ed è indubbio, ma c'è anche alla base tanta ricerca, dicevamo, tanto studio. Tu ti sei laureato in lingue straniere, poi il conservatorio al Bellini di Palermo, credo, e da lì che altri studi hai fatto? So che ti sei laureato proprio adesso, di recente. Allora, io sì, dicevi giustamente, io ho preso il diploma di chitarra classica al conservatorio nel 91, mi sono diplomato a 21 anni, poi ho fatto la laurea in lingue e adesso ho completato, diciamo, un percorso di studi in arrangiamento e orchestrazione, la laurea cosiddetta in musica jazz, sempre al Conservatorio Bellini di Palermo, proprio lunedì scorso. Quindi diciamo che cerco, comunque considero che un musicista, finché campa, deve assolutamente documentarsi, approfondire. Lo studio, in realtà, nell'arte lo studio non finisce mai. Tanti giovani musicisti oggi partecipano a dei talent show per cercare di emergere, per cercare di avere il contratto con la casa discografica, cosa non sempre facilissima, per cercare di farsi conoscere. Questo può essere l'aspetto positivo, però c'è il rischio anche di contro, di inflazionare un po' il mercato della musica. Oggi ci sono degli artisti che si definiscono tali, però poi magari la loro musica viene suonata, viene ascoltata per una stagione e poi tutto finisce lì. Quindi il messaggio dello studio, il messaggio proprio di fare anche i cantautori, di fare i musicisti, di approfondire, quello è un messaggio che ai giovani bisogna dare. Assolutamente sì, l'Italia è un paese che ha bisogno di arte, bisogno di musica, nel senso letterale del termine, poiché siamo troppo abituati a prendere per ottimo tutto ciò che viene dagli States o viene dall'Inghilterra, che sono i due paesi al mondo più avanti dal punto di vista della produzione musicale e discografica. Io sì, sicuramente questi programmi è bene che ci siano, perché costituiscono un'opportunità. Credo pure che l'opportunità vada poi supportata da un vero talento, cioè
passare oggi da Sanremo, da X Factor o da Amici, da queste trasmissioni così, da questi grandi contenitori, sia importantissimo, ma se non hai dietro un progetto discografico serio, se non hai una produzione che sostiene ad ampio raggio quelle che sono le tue direzioni musicali, poi tutto svanisce come in una bolla di sapone. Non si può fondare la propria carriera musicale sul nulla o su un semplice brano. Io credo che alle spalle appunto ci deve essere un progetto reale. E le trasmissioni da un lato danno ai giovani questa grande opportunità, ma dall'altro lato consideriamo che l'Italia è un paese pieno di gente che sa suonare bene e di tanti giovani che vorrebbero emergere, che magari hanno delle idee ancora più belle o una produzione più significativa. C'è qualche persona nella tua carriera alla quale devi dire grazie proprio alla luce di questo ragionamento? Qualcuno che ti ha dato l'occasione giusta o forse quando il talento c'è viene fuori e basta? Io credo che alla lunga, diciamo, lo studio, la grinta, il desiderio comunque di portare la propria musica ad un pubblico sempre più ampio, poi vengano in qualche misura ripagati. Sicuramente se devo dire grazie a qualcuno lo devo dire alla mia famiglia che mi ha sostenuto negli studi, perché se non ci fosse stato questo oggi forse non saremmo qui a discutere. E sicuramente un personaggio che merita tutta la mia stima e la mia considerazione è Alfredo Lofaro, che è il mio produttore già da 3 anni, che non solo sostiene me con la produzione appunto, ma sta dando veramente grande spazio alla musica made in Sicily cosiddetta, cioè ad artisti siciliani che lui reputa di valore e che sta promuovendo sia in Italia che all'estero. Con Alfredo Lofaro avete collaborato in Made in Sicily, questo grandissimo successo, e adesso l'esploratore sempre Alfredo Lofaro, quindi una collaborazione fruttuosa che continua. Entrambi vi siete trovati quindi in questa passione per la musica sicuramente, ma anche questo amore per la Sicilia, questa sicilianità che emerge, che traspare in ogni tua nota. Sì, io cerco sempre di non perdere mai di vista le mie radici. Credo che ogni artista debba avere ben chiara nella mente la propria provenienza culturale. Con l'operazione che sto portando avanti insieme ad Alfredo Lofaro è molto ambiziosa, lo è stato per Made in Sicily, perché mettere insieme un'orchestra di 104 elementi, tutti siciliani, veramente non era roba da ridere, e questo ha dato grandissime soddisfazioni poiché sono stati venduti ben 150.000 dischi, doppio disco di platino, quindi dei traguardi impensabili per un progetto realizzato squisitamente in Sicilia. Sta avvenendo qualcosa di analogo pure con l'Esploratore, poiché lo stiamo promuovendo molto bene nei maggiori teatri d'Italia. Posso dire anzi una cosa molto bella che è accaduta da poco, un bel concerto al Blue Note di Milano, che con veramente standing ovation del pubblico, il Blue Note completamente pieno. Per me è stata veramente una grande soddisfazione, se pensiamo che comunque il mio concerto strumentale, soltanto strumentale, e con una semplice chitarra. Quindi diciamo che gli sforzi che Alfredo Lofaro sta facendo come produttore credo che siano ripagati al momento sicuramente da grossi risultati. Un'esperienza che tu hai fatto di recente, quella con Gianfranco Iannuzzo, Ingirgenti Amore Mio, le musiche erano le tue, un grande successo anche questo, però questa volta la platea era quella del teatro, una platea diversa rispetto a quella che partecipa ai concerti. Sì, io ho ricevuto il copione da parte di Gianfranco, con il quale c'è stata sempre veramente una profonda stima reciproca, ma non c'era mai stato modo veramente di collaborare. Devo ringraziarlo pubblicamente, poiché appena lui ha avuto l'occasione giusta, diciamo, ha chiesto il mio supporto musicale. Per me è stata veramente una grande gioia, perché lui scrive delle cose molto, molto belle, molto forti, è capace di tenere il pubblico incollato sulla poltrona per più di 2 ore, sempre con grande capacità, con coerenza, riesce a fare sorridere tanto quanto a fare riflettere o addirittura commuovere. Quindi questa è la grandezza di Gianfranco. Io ho supportato il tutto con le mie musiche, mi sono, come dire, isolato per un certo periodo nella mia casa al mare a Siculiana, con il copione davanti, ispirandomi al mare e trovando le melodie che a modo mio sostenevano al meglio la sua recitazione. Mi ha telefonato proprio in questi giorni, si trovava al Teatro Quirino di Roma, manifestandomi grandissimo apprezzamento e riportandomi il parere e i consensi che il pubblico gli ha tributato veramente in più di un'occasione.
L'aspetto affascinante di chi conosce Francesco Buzzurro, oltre che la sua musica, che è la cosa, diciamo, che amiamo tutti, è sicuramente l'aspetto anche umano. Tu non ti sei mai montato la testa, eppure hai collaborato con i più grandi musicisti, sei molto apprezzato, in America sei famosissimo. Quindi, com'è successo questo? Com'è avvenuto questo tuo non perdere mai di vista le cose importanti, le cose concrete della vita, questo tuo rimanere ancorato con i piedi per terra? Io credo che in genere tutti i meridionali hanno un legame ombelicale proprio con la propria terra, e quando si va fuori per un certo periodo poi si sente inequivocabilmente il bisogno di ritornare ai propri affetti, ai propri, diciamo così, alla base, diciamo, ecco. E nelle mie composizioni, nelle mie opere discografiche, questo attaccamento alla terra c'è. Per esempio nell'Esploratore ho inserito Mi voto e mi rivoto, questa bella serenata siciliana riarrangiata in chiave classica sul mio strumento. Quindi credo che l'attaccamento ci deve essere, ma è un attaccamento che non deve essere soltanto ideale, ma deve produrre una ricaduta effettiva sul territorio, credo. Ogni musicista che va fuori porta con sé un bagaglio di esperienze, di incontri, di persone che conosce, che orbitano, che gravitano attorno al proprio ambiente. Dovrebbe riuscire a portare a casa tutto questo in modo che la propria terra possa crescere, possa elevarsi proprio in forza di queste esperienze maturate. Io credo che la Sicilia abbia veramente tanto da dire a livello culturale, a livello artistico. A volte manca tutto quello che c'è intorno, cioè la parte logistica, amministrativa, organizzativa. Non esistono agenzie, non esistono promoters di un certo livello. Diciamo che il tutto, nella stragrande maggioranza dei casi, viene lasciato al fai da te, alla buona volontà del singolo musicista che, come per esempio nel mio caso, diventa manager di se stesso, promotore di se stesso, fino a quando, ripeto, non ho incontrato Alfredo Lofaro nella mia strada. Allora da lì sono cambiate tante cose. Credo che sia difficile oggi fare musica in Sicilia proprio perché questa insularità ci tiene un po' staccati da quanto avviene dalla vera scena musicale italiana, che sicuramente è quella romana, milanese o bolognese, ecco. A proposito di questo, con Francesco Buzzurro, con la tua esperienza, viene un po' sfatato il detto Nemo profeta in patria, perché molti artisti della nostra terra non riescono a, diciamo, ad affermarsi, ad avere successo. Nel tuo caso invece sei molto apprezzato in Sicilia, ad Agrigento. Quando vieni qui a fare i concerti si sente questo calore umano, diciamo, che proviene dal tuo pubblico. Sicuramente sì, e ne ho avuto prova di recente con la mia partecipazione al 65esimo Festival Internazionale del Folklore, e con un grande concerto, io posso definirlo così, almeno dal punto di vista emozionale, personale. Un grande concerto al Teatro Pirandello, che ha visto un teatro completamente esaurito, pieno in ogni ordine di posti per me. Questo va a sfatare appunto quel mito quello che però è valido del comunque, Nemo profeta, sì, che è sempre valido, è chiaro, però sinceramente non pensavo che il teatro sarebbe stato veramente completamente pieno per me, perché in genere gli artisti locali che noi conosciamo non hanno questo grande richiamo, almeno così io pensavo. In realtà sono veramente rimasto colpito e felicemente smentito in questa mia idea, insomma. E parlando ancora di riconoscimenti che tu comunque hai e continui ad avere, parliamo del riconoscimento recente che ti è stato attribuito dal presidente Napolitano il 19 gennaio per la partecipazione al film Io ricordo dei fratelli Muccino. Ecco, vogliamo parlare di questa esperienza? Sì, io ho partecipato con grande gioia a questo lavoro, poiché quando si vuole veicolare l'immagine di una Sicilia pulita, di una Sicilia vera, raccontata da chi la mafia l'ha vissuta sulla propria pelle, allora lì ho voluto veramente partecipare con grande calore. Spesso l'immagine che viene fuori della nostra terra è un'immagine agiografica, un'immagine che deriva da cliché di coppole e lupare ormai eccessivamente vetusti. Il problema è invece fare capire che la mafia è un fenomeno settorializzato e che riguarda una ristrettissima cerchia di criminalità. E quindi la Sicilia non è questo. Quello che cerco di fare io attraverso la musica è di portare
all'estero, in Italia e all'estero, l'immagine di una Sicilia invece che ha voglia di mostrarsi al mondo per quello che realmente è. Una bella iniziativa è quella di Telethon. Tu sei testimonial Telethon, vuoi parlarcene? Sì, io mi sono sempre occupato anche dell'essere musicista con riferimento alla solidarietà. Cioè, ogni musicista, comunque ogni persona che ha una certa visibilità, che comunque ha la possibilità di confrontarsi con masse di pubblico abbastanza grandi, dovrebbe sfruttare questa capacità, una sorta di dovere, una sorta quasi di dovere morale, nel sì. senso di dover utilizzare, di utilizzare la propria immagine per diffondere dei messaggi, così come ha fatto con l'Esploratore, diffondendo questo messaggio di abbraccio globale tra i popoli all'interno di questo grande transatlantico che è questo disco. La stessa cosa cerco di farla da tempo con le associazioni che si occupano di ricerca. Telethon ovviamente tra questa, ho fatto anche un tour di 3 anni per conto dell'AIL, l'Associazione Italiana contro la Leucemia, ma con Telethon il discorso si sta veramente sviluppando alla grande, nel senso che sono stato già nominato artista testimonial e attraverso quindi i miei concerti riesco ad attirare pubblico che poi alla fine contribuisce a sostenere la ricerca. Questa è una cosa molto importante. Quale tipo di progetto stai portando avanti adesso? Adesso mi sto promuovendo naturalmente l'ultimo disco dell'Esploratore, certo. E con una tournée americana che partirà il 28 di questo mese, perché spesso, quasi ogni anno ormai, mi invitano in America per tenere dei seminari all'Università della California. Adesso il discorso si è allargato anche all'Università dell'Oregon e da lì derivano poi tutta una serie di concerti che via via alterno anche all'attività didattica. Quindi questi sono progetti a breve termine. Sicuramente c'è una via aperta per il grande festival di Umbria Jazz, poi il Festival Internazionale della Chitarra di Fiuggi e così via, insomma tutta una serie di cose molto belle che si stanno concretizzando da qui a poco. In bocca al lupo allora per i tuoi progetti futuri e grazie per aver partecipato a questa puntata di reportage. Grazie a voi, è stato un piacere.